Hanno resistito alla bufera dei giorni scorsi e alle raffiche di vento a 60 km all'ora le gigantografie della Passione. Sono le opere di Toni Campo alla mostra allestita nella Pinacoteca Comunale. Sono rimaste intatte e si offrono alla visione dei visitatori, numerosi nonostante il maltempo nei giorni delle festività pasquali. E per esaudire l'interesse suscitato, la mostra resterà aperta fino al 1 maggio prossimo. La sua chiusura era stata prevista per oggi, 24 aprile, ma i promotori, concordamente con il Comune, ne hanno deciso il prolungamento per un'intera settimana. Questa mostra è nata 8 anni fa. È nata perché a un certo punto uno sente, come dire, il bisogno di capirsi meglio, no? Fare un po' il resoconto della propria vita. Ho cercato di capire la mia spiritualità e mi sono accorto che, infatti, il tema anche di questa foto è la sofferenza spirituale nella vita di ogni uomo, indipendentemente dalla religione a cui si appartiene. Questa sofferenza che ci sovviene quando abbiamo i momenti bui, quando ci accade qualche lutto, quando si è lasciati dal proprio amore. Quindi in qualche modo si è costretti a fare i conti con se stessi. E questo comunque implica una sofferenza. Io sono cattolico e quindi conosco bene la passione di Cristo. E l'ho voluta interpretare così, senza nessun elemento che richiami la croce o che richiami il Golgota. Appunto l'unico elemento è questo fondo grigio Avedon, messo non al limbo ma con un orizzonte che in qualche modo delinea il terreno da ciò che invece è spirituale, non terreno. Della mostra, conoscendo i ragazzi non mi aspettavo di meno, quindi come sempre però riescono a sorprendermi con le idee, con la voglia e la pazienza, che è una cosa che a molti manca. Una gran bella mostra, invito tutti a venirla a vedere, insomma.